Allora, noi torniamo in studio, io torno a salutare i nostri ascoltatori e anche chi ci segue via YouTube. Siamo in attesa appunto di collegarci con Piazza San Pietro per quanto riguarda appunto l'Angelus di Papa Francesco. Devo dire che la piazza è piuttosto affollata, ecco, vedo tante bandiere, vedo una bandiera polacca, bandiere spagnole, ma soprattutto anche una bandiera dell'Ucraina. Sicuramente è un momento molto difficile per tutto il mondo e soprattutto per l'Europa, perché il rischio è appunto che si vada a creare una guerra, a sviluppare una guerra all'interno dei confini europei, purtroppo da quello che ci dicono le agenzie è piuttosto forte. Speriamo che la diplomazia, che in questo momento sta lavorando diciamo molto alacremente, soprattutto quella europea, per evitare un conflitto, speriamo che davvero la diplomazia possa arrivare a risultati concreti. Purtroppo c'è da notare la dichiarazione di qualche minuto fa della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, che è appunto intervenuta alla conferenza sulla sicurezza che si sta tenendo a Monaco di Baviera in Germania. Ha detto: speriamo ancora che si possa percorrere un percorso diplomatico per uscire dalla crisi ucraina, ma la finestra per raggiungere una soluzione diplomatica si sta restringendo. E la Harris ha detto: stiamo parlando di una potenziale guerra in Europa, prendiamoci davvero un momento per capire il significato di ciò di cui stiamo parlando. Come vi abbiamo detto anche precedentemente nel corso di questa nostra trasmissione, è in corso un colloquio telefonico tra il presidente francese Macron e il capo del Cremlino, appunto Vladimir Putin, per, diciamo, viene definito questo un ultimo sforzo per evitare la de-escalation. Da quanto si sa, in settimana anche il premier italiano Mario Draghi dovrebbe andare a Mosca per tentare anche lui uno sforzo diplomatico per evitare appunto la guerra. Purtroppo, tra l'altro, in tutta questa situazione ne fanno le spese tante persone, tanti cittadini, e dobbiamo dire che purtroppo sta aumentando anche il flusso di profughi che stanno lasciando quelle regioni. Le agenzie, per esempio, ci dicono che sono già circa 40.000 i profughi fuggiti dal Donbass e arrivati nella regione di Rostov. Siamo in attesa in questo momento di collegarci appunto con. Ecco, ma si sta aprendo le tende dell'appartamento papale, e Papa Francesco in questo momento si sta affacciando. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù dà ai discepoli alcune indicazioni fondamentali di vita. Il Signore si riferisce alle situazioni più difficili, quelle che costituiscono per noi il banco di prova, quelle che ci mettono di fronte a chi ci è nemico e ostile, a chi cerca sempre di farci del male. In questi casi, il discepolo di Gesù è chiamato a non cedere all'istinto e all'odio, non cedere, ma ad andare oltre, molto oltre. Andare oltre l'istinto, andare oltre l'odio. Gesù dice così: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. E ancora più concreto: a chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. Quando noi sentiamo questo, ci sembra che il Signore chiede l'impossibile. E poi, perché amare i nemici? Se non si reagisce ai prepotenti, ogni sopruso ha la via libera. E questo non è giusto. Ma è proprio così? Davvero il Signore ci chiede cose impossibili, anzi ingiuste, è così? Consideriamo anzitutto quel senso di ingiustizia che
che avvertiamo nel porgi l'altra guancia. Pensiamo a Gesù durante la passione, nel suo ingiusto processo davanti al sommo sacerdote, a un certo punto riceve uno schiaffo da una delle guardie. E lui come si comporta? Non l'insulta, no, no? Dice alla guardia: se ho parlato male, dimostrami dove è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Chiede conto del male ricevuto. Porgere l'altra guancia non significa subire in silenzio, cedere all'ingiustizia. Gesù, con la sua domanda, denuncia ciò che è ingiusto, però lo fa senza ira, senza violenza, anzi, con gentilezza. Non vuole innescare una discussione, ma disinnescare il rancore. Questo è importante. Spegnere insieme l'odio e l'ingiustizia, cercando di recuperare il fratello colpevole. Non è facile questo, ma Gesù lo ha fatto e ci dice di farlo anche noi. Questo è porgere l'altra guancia. La mitezza di Gesù è una risposta più forte dalla percossa che ha ricevuto. Porgere l'altra guancia non è il ripiego del pendente, ma l'azione di chi ha una forza interiore più grande. Porgere un'altra guancia è vincere il male con il bene, che apre una breccia nel cuore del nemico, smascherando l'assurdità del suo odio. E questo atteggiamento, questo porgere un'altra guancia, non è dettato dal calcolo o dall'odio, no, ma dall'amore. Cari fratelli e sorelle, è l'amore gratuito, immediato, che riceviamo da Gesù a generare nel cuore un modo di fare simile al suo, che rifiuta ogni vendetta. E noi siamo abituati alle vendette. Oh, mi hai fatto questo, io ti farò quell'altro. O a guardare, custodire nel cuore questo rancore che fa male, distrugge la persona. Veniamo a un'altra ossessione. È possibile che una persona giunga a amare i propri nemici? Se dipendesse solo da noi sarebbe impossibile. Ma ricordiamoci che quando il Signore chiede qualcosa, vuole donarla. Mai il Signore ci chiede qualcosa che Lui non te la dà prima. Quando mi dice di amare i nemici, vuole darmi la capacità di farlo. Senza quella capacità noi non potremmo. Ma tu dici: ama il nemico, e ti dà la capacità di amare. Sant'Agostino pregava così. Ascoltate che bella preghiera questa. Signore, dammi ciò che chiedi e chiedimi ciò che vuoi. Dammi ciò che chiedi e chiedimi ciò che vuoi. Ma perché me l'hai dato prima? Che cosa chiedergli? Che cosa Dio è contento di donarci? La forza di amare, che non è una cosa, ma è lo Spirito Santo. La forza di amare è lo Spirito Santo. E con lo Spirito di Gesù possiamo rispondere al male con il bene. Possiamo amare chi ci fa del male. Così fanno i cristiani. E com'è triste quando persone e popoli fieri di essere cristiani vedono gli altri come nemici e pensano a farsi la guerra. È molto triste. E noi proviamo a vivere l'invito di Gesù. Pensiamo a una persona che ci ha fatto del male. Ognuno pensa a una. È comune che abbiamo subito del male di qualcuno. Pensiamo a quella persona. Forse c'è del rancore dentro di noi. Allora, a questo rancore affianchiamo l'immagine di Gesù mite durante il processo, dopo lo schiaffo.
E poi chiediamo allo Spirito Santo di agire nel nostro cuore. E infine preghiamo per quella persona. Pregare perché ci ha fatto del male. E noi quando ci hanno fatto qualcosa del male, andiamo subito a raccontare l'altro e ci sentiamo vittime. Fermiamoci e chiediamo al Signore per quella persona, chi l'aiuti. E così viene a meno questo sentimento di rancore. Pregare perché ci ha trattato male è la prima cosa per trasformare il male in bene, la preghiera. La Vergine Maria ci aiuti ad essere operatori di pace verso tutti, soprattutto verso chi è ostile e non ci piace. Angelus Domini, nunc abit Mariae. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostri si infunde, ut che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione in coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione e gloria perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucea teis. Requiescant in pace. Amen. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et aeternam. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza alle popolazioni colpite nei giorni scorsi da calamità naturali. Penso in particolare al sud-est del Madagascar, flagellato da una serie di cicloni, e alla zona di Petropolis in Brasile, devastata da inondazioni e frane. Il Signore accolga i defunti nella pace, conforti i familiari e sostenga quanti prestano soccorso. Oggi è la giornata nazionale del personale sanitario. Dobbiamo ricordare tanti medici, infermiere, infermieri, volontari che stanno vicino agli ammalati, li curano, li fanno sentire meglio, li aiutano. Nessuno si salva da solo, diceva lì lo scritto nel programma A Mia Immagine, A Sua Immagine. Nessuno si salva da solo e nella malattia noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi, che ci aiuti. Mi diceva un medico questa mattina che in tempo
del Covid, stava morendo una persona e gli dice: mi prenda per mano, che sto morendo e ho bisogno della sua mano. L'eroico personale sanitario che ha fatto vedere questa eroicità nel tempo del Covid, ma che rimane l'eroicità tutti i giorni, ai nostri medici, infermieri, infermieri, volontari, un applauso e un grazie grande. Saluto di cuore tutti voi, romani e pellegrini venuti dall'Italia e da diversi paesi. In particolare saluto i fedeli di Madrid, Segovia, Burgos e Valladolid in Spagna. Tanti spagnoli, eh? Come pure saluto quelli della parrocchia Santa Francesca Cabrini in Roma e gli studenti dell'Istituto Sacri Cuori di Barletta. Saluto e incoraggio il gruppo Proceto Arca, che nei giorni scorsi ha inaugurato la propria attività sociale a Roma, in aiuto alle persone senza fissa dimora. E saluto i ragazzi dell'Immacolata, così bravi. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Allora, vedete, sì.